Non abbiate altri dei all'infuori di me, gloria a Dio. Dice il Signore, il Dio di Israele, che parlò a Mosè sul monte Sinai e gli diede, alleluia, le tavole con i 10 comandamenti. Il Dio del cielo, alleluia, parlò al suo servitore Mosè in vetta al monte, quando uscirono dall'Egitto, e il Dio vivente, alleluia, disse: io sono il Signore Dio tuo, alleluia, che ti ha tirato fuori dalla terra dell'Egitto. Non avere altri dei all'infuori di me, dice il Signore, il Dio di Israele, alleluia, che si chiama Yah, Yahweh, alleluia, il Dio di Israele, Adonai, gloria o eterno, guidaci Padre Santo, il Dio del cielo, che ha mandato Gesù Cristo nel mondo. Lui ci insegna nei 10 comandamenti, alleluia, che noi non dobbiamo avere altri dei all'infuori di Lui. E poi dice: non farti immagini né sculture delle cose che sono in cielo, in terra e sotto la terra, e non ti inchinare davanti a esse, perché il vero Dio è spirito. Amen. Il vero Dio è il Dio della gloria. Il vero Dio non si trova in una statua. Alleluia. Il vero Dio non si trova in un'immagine, in una scultura di legno. Le persone venerano le immagini, le persone in Italia venerano le statuette che chiamano santi, madonnine, e stanno peccando contro il Dio della gloria. Alleluia. Ma anche la religione degli arabi, loro c'hanno la pietra nera, lì si inchinano davanti a una pietra. Anche quello è idolatria, perché il vero Dio sta nei cieli. Amen. Alleluia. E un giorno Cristo ritornerà, alleluia. Cristo la guarda. Cristo ritornerà a giudicare la terra. Oh, dai, sì, come. Cristo ritornerà dal cielo a giudicare i vivi e i morti. L'idolatria è un grande peccato. Il cattolicesimo c'ha l'idolatria dei santi, le madonne, le statue, ma anche tutte le altre religioni. Il buddismo, l'induismo, sapete, in India adorano le mucche, c'hanno la mucca sacra, adorano le bestie, gli animali, si inchinano davanti alla mucca. Ma vi voglio dire anche, per gli arabi, che io voglio bene agli arabi, anche nell'Islam c'è l'idolatria. Fanno idolatria agli imam, fanno idolatria al profeta, fanno idolatria all'uomo, alla pietra nera, lì alla Mecca, fanno idolatria, si inginocchiano, pregano gli angeli. Anche quello è peccato. Noi dobbiamo pregare solo Dio onnipotente. Amen, alleluia. Il Dio di Mosè. Gloria Elohim, a te, Signore. Alleluia, Adonai, Baruch Hashem Adonai, alleluia, che in ebraico vuol dire benedetto, è il nome di Dio, benedetto è il nome dell'Eterno, alleluia. E vi voglio dire con amore questa mattina, alleluia, Dio ha mandato Gesù, alleluia, Yeshua, che è venuto a salvarci. Cristo è venuto a salvarci. Cristo è venuto per guarirci. Alleluia. Cristo è venuto per guarirci. Amen. Accettalo nel tuo cuore questa mattina. Abbandona l'idolatria. Abbandona il peccato del materialismo. Il peccato dell'incredulità, della bestemmia. Non ti infangare più. Non ti sporcare più il tuo cuore. Gloria a te, alleluia. Ma chiedi a Gesù di purificarti. Lui è l'agnello di Dio, the Lamb of God.
is Jesus, is Jesus, el Cordero de Dios, es Jesús, el bendito, el Rey de la Gloria, que quiere romper esas cadenas.